Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento via internet. Iniziamo la tredicina di Sant'Antonio con il canto O dei Miracoli. O dei miracoli, inclito santo dell'alma Padova, tu te l'hai vanto. Benigno, guardami prono ai tuoi piedi. O Sant'Antonio, prega per me. Benigno, guardami prono ai tuoi piedi. O Sant'Antonio, prega per me. Col vecchio il giovane a te sen viene e in atto supplice chiede ed ottiene. Di grazie arbitro Iddio ti fe. O Sant'Antonio, prega per me. Di grazie arbitro Iddio ti fe. O Sant'Antonio, prega per me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, buon pomeriggio a tutti. Sono le 17 di martedì 13 giugno 2023. E voi direte, fino a qui lo sappiamo. Sì, quello è vero. Però le 17 per ogni 13 giugno e per ogni padovano è un momento importante. Perché le 17 è sempre stato un orario un po' speciale per Padova, perché adesso è appena iniziata una messa, ma terminata questa messa, presieduta dal ministro provinciale dei frati, Fra Roberto Brandinelli, inizierà la solenne processione nella quale la statua di Sant'Antonio, la reliquia del mento del santo e tutte le associazioni inizieranno ad andare, appunto, usciranno dalla basilica e faranno tutta la città con la statua, la reliquia e tutte le associazioni faranno la processione. Quindi è veramente un momento speciale. E allora iniziamo tutti insieme, allora, come loro si stanno preparando per la solenne processione e hanno anche iniziato la messa delle 17, anche noi vogliamo adesso fare un momento di preghiera in onore di Sant'Antonio. Cosa? La tredicina completa. Vi ricordate che in questi 13 giorni abbiamo fatto la tredicina, però ogni giorno la propria. Oggi invece faremo tutte e 13 le preghiere, tutte insieme, quelle proprio della Basilica di Sant'Antonio. E allora iniziamo tutti insieme questo momento. Cari fratelli e sorelle, oggi, 13 giugno, solennità di Sant'Antonio, in tutto il mondo, la Chiesa tutta, lo venera con particolari preghiere e celebrazioni. Anche noi, oggi, siamo davanti alla statuetta di Sant'Antonio donata dal messaggero del santo, per ringraziarlo per tutti i miracoli e per la sua vita che ha voluto dedicare al Signore. Ma in modo particolare ringraziamo Dio Onnipotente per averci donato questo santo. E ora affidiamogli a Lui le nostre preghiere, certi che il Signore, per intercessione di Sant'Antonio, possa ascoltarle e infine esaudirle. Preghiamo.
onnipotente ed eterno, che in Sant'Antonio di Padova hai dato al tuo popolo un insigne predicatore e un patrono dei poveri e dei sofferenti, fa che per sua intercessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo nella prova il soccorso della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. A 800 anni dalla sua nascita al cielo, la voce di Sant'Antonio risuona ancora attraverso i suoi scritti e la Chiesa lo ha proclamato dottore evangelico. Ascoltiamone un pensiero. Come l'oro è superiore a tutti i metalli, così la scienza sacra è superiore a ogni altra scienza. Non sa di lettere chi non conosce le lettere sacre. E ora, fratelli e sorelle carissimi, presentiamo a Gesù le nostre suppliche, affinché per intercessione di Sant'Antonio effonda su di noi la sua misericordia. La tredicina in onore al santo la trovate in descrizione, così che potete seguirla insieme a me. Adesso io mi fermo 2 minuti, così che vi lascio spazio a voi per aprire la descrizione e prepararvi con la preghiera della tredicina davanti a voi, così se volete seguirla insieme a me lo potete fare. 2 minuti per appunto aprire la descrizione e poi iniziamo. Terminata ogni invocazione ci sarà il canto del Gloria al Padre e poi Sant'Antonio prega per noi. Allora 2 minuti per aprire la descrizione. Iniziamo. O Signore, che hai reso Sant'Antonio apostolo del Vangelo, concedici per sua intercessione una fede forte e umile e fa che la nostra vita sia coerente con il credo che professiamo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Antonio di Padova prega per noi. O Dio onnipotente, che hai reso Sant'Antonio costruttore di pace e di fraterna carità, guarda le vittime della violenza e della guerra e fa che in questo nostro mondo sconvolto e pieno di tensioni possiamo essere coraggiosi testimoni della non violenza, della promozione umana e della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Antonio di Padova prega per noi. O Dio, che hai concesso a Sant'Antonio il dono delle guarigioni e dei miracoli, concedici la salute dell'anima e del corpo. Dona serenità e conforto a quanti si raccomandano alle nostre preghiere e rendici disponibili al servizio verso i malati, gli anziani e coloro che hanno bisogno di noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Antonio di Padova prega per noi. O Signore, che hai fatto di Sant'Antonio
un infaticabile predicatore del Vangelo sulle strade degli uomini, proteggi nella tua paterna misericordia i viandanti, i profughi, gli emigrati. Tieni lontano da loro ogni pericolo e guida i loro passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Antonio di Padova prega per noi. O Dio onnipotente, che hai concesso a Sant'Antonio di ricongiungere anche le membra staccate dal corpo, riunisci tutti i cristiani nella tua Chiesa una e santa e fa che vivano il mistero dell'unità, così da essere un cuor solo e un'anima sola. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Antonio di Padova prega per noi. O Signore Gesù, che hai reso Sant'Antonio grande maestro di vita spirituale, fa che possiamo rinnovare la nostra vita secondo gli insegnamenti del Vangelo e rendici promotori di vita spirituale per i nostri fratelli e sorelle. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Antonio di Padova prega per noi. O Gesù, che hai dato a Sant'Antonio la grazia incomparabile di stringerti come bambino tra le sue braccia, benedici i bambini, fa che crescano buoni e sani e vivano nel santo timore di Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Antonio di Padova prega per noi. O Gesù misericordioso, che hai dato a Sant'Antonio sapienza e doni per guidare le anime alla santità per mezzo della predicazione e del sacro ministero, fa che ci accostiamo con umiltà e fede al sacramento della riconciliazione, grande dono del tuo amore per noi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Antonio di Padova prega per noi. O Spirito Santo, che in Sant'Antonio hai dato alla Chiesa e al mondo un grande maestro della sacra dottrina, fa che tutti coloro che sono al servizio della comunicazione e dell'informazione sentano la loro grande responsabilità e servano la verità nella carità e nel rispetto della persona umana. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Antonio di Padova prega per noi. O Signore, che sei il padrone della messe, per intercessione di Sant'Antonio, manda molti consacrati e sacerdoti nel tuo campo, riempili del tuo amore e ricolmali di zelo e di generosità. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Antonio di Padova, prega per noi. O Gesù, che hai chiamato il nostro Papa Francesco a essere pastore universale, sommo sacerdote e annunziatore di verità e di pace, per intercessione di Sant'Antonio, sostienilo e confortalo nella sua missione. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Antonio di Padova, prega per noi. O Dio Trinità, che hai dato a Sant'Antonio la grazia di conoscere, amare e glorificare la Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, concedi a noi di accostarci sempre fiduciosi al suo cuore di madre, per poter meglio servire, amare e glorificare te, che sei l'amore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Antonio di Padova, prega per noi. O Signore, che hai concesso a Sant'Antonio di andare incontro a sorella morte con animo sereno, orienta la nostra vita a te, assisti i moribondi, dona la pace eterna alle anime dei nostri fratelli e sorelle defunti. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Antonio di Padova, prega per noi. E ora, andando un po' più in basso in descrizione, troverete un canto in latino, che è quello che faremo adesso. Cantiamo ora tutti insieme il Sicueris Miracula, la più antica preghiera liturgica a Sant'Antonio. Questa preghiera risale al 1233. Ovvero 2 anni dopo la morte di Sant'Antonio. E lo cantiamo tutti insieme. Via. Sicueris miracula, mors error calamitas, demon lebra fugiunt, egri surcupsani, cedum mare vincula, membra resque perditas, petunt ita cipiunt juvenes et cani, ferunt pericula, cessat et necessitas, narrenti qui sentiunt di campaduani. Cedunt mare vincula, membra resque perditas, petunt ita cipiunt juvenes et cani. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Cedunt mare vincula, membra resque perditas, petunt ita cipiunt juvenes et cani. Non
era trascorso neppure un anno dalla morte del santo quando il Papa Gregorio IX a Spoleto, il 30 maggio 1232, iscrisse nel libro dei santi il beatissimo padre Antonio, ordinando che se ne celebrasse la festa il giorno della sua morte, a lode e gloria di Dio. A lui ora affidiamo con fiducia le nostre preghiere nella preghiera litanica. A lui affidiamo con fiducia le nostre preghiere e le nostre necessità nella preghiera litanica. Trovate un link che è proprio il link delle litanie a Sant'Antonio. Sant'Antonio, gloria del Portogallo, prega per noi. Amico di Cristo, prega per noi. Apostolo del Vangelo, prega per noi. Docile ascoltatore della voce dello Spirito, prega per noi. Entusiasta seguace di Francesco, prega per noi. Ardente di zelo missionario, prega per noi. Martire di desiderio, prega per noi. Obbediente alla volontà del Signore, prega per noi. Umile servo dei fratelli, prega per noi. Sant'Antonio, ricercatore del silenzio, prega per noi. Amante della contemplazione, prega per noi. Uomo di preghiera, prega per noi. Annunciatore instancabile della parola di Dio, prega per noi. Strenuo lottatore contro le eresie, prega per noi. Evangelista dei poveri, prega per noi. Denunciatore franco dei mali della cristianità, prega per noi. Profeta ardente della santità della Chiesa, prega per noi. Fustigatore dell'usura e dei vizi, prega per noi. Sant'Antonio, aspro accusatore dei prepotenti, prega per noi. Dolce consolatore dei poveri, prega per noi. Difensore degli innocenti, prega per noi. Predicatore schietto della verità, prega per noi. Evangelizzatore dei lontani, prega per noi. Esempio di vita evangelica, prega per noi. Dottore evangelico della Chiesa, prega per noi. Sapiente conoscitore delle Scritture, prega per noi. Maestro di teologia, prega per noi. Sant'Antonio, vero frate minore, prega per noi. Seguace della povertà di Francesco, prega per noi. Obbediente in ogni richiesta del Signore, prega per noi. Uomo dal cuore puro e compassionevole, prega per noi. Apostolo zelante per la salvezza dei fratelli, prega per noi. Confessore instancabile dei peccatori, prega per noi. Scrutatore dei misteri divini, prega per noi. Tenero amico del bambino Gesù, prega per noi. Cantore della passione del Signore, prega per noi. Sant'Antonio, discepolo di Gesù, povero e crocifisso, prega per noi. Innamorato della Vergine Maria, prega per noi. Perfetto imitatore di San Francesco, prega per noi. Uomo di fede andato incontro a sorella morte cantando, prega per noi. Glorioso santo dei miracoli, prega per noi. Intercessore per i bisognosi presso il Signore, prega per noi. Protettore dei bambini, prega per noi. Fratello che ascolti il grido dei sofferenti, prega per noi. Amico che fai trovare le cose smarrite, prega per noi. Sant'Antonio, esempio di mitezza, prega per noi. Sant'Antonio, esempio di prudenza, prega per noi. Sant'Antonio, esempio di temperanza, prega per noi. Modello di perfezione, prega per noi. Apostolo di ogni virtù, prega per noi. Gloria ed esempio dei frati minori, prega per noi.
santo che tutto il mondo ama, prega per noi. Patrono della città di Padova, prega per noi. Sant'Antonio di Padova, prega per noi. Allora, grazie a tutti voi per questo momento di preghiera che abbiamo passato tutti insieme. Vi ricordo che questa sera alle ore 18, alle ore sì, 18, sì, tra un'ora, alle ore 18 ci sarà il Vespro nel canale della Cappella. Prima di concludere non posso fare altro che ringraziarvi davvero tutti, perché siete stati davvero carissimi in questo tempo. Grazie davvero a tutti. Io vi ricordo che sta per avvicinarsi un'altra festa, la Solennità del Sacro Cuore di Gesù, e i momenti di preghiera saranno i seguenti: 15 giugno primi vespri, 16 giugno letture solenni alle 11 e alle 18 i secondi vespri. Quindi ci sarà anche quella festa lì. Però io vi voglio ringraziare per tutti questi momenti. Scusate, io ho la tosse adesso e purtroppo è un macello. Comunque voglio ringraziarvi tutti per questi momenti di preghiera che avete passato insieme con me, in onore a Sant'Antonio. E ora concludiamo. Se la tosse mi dà la possibilità di continuare, ma penso di sì. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che in Sant'Antonio di Padova hai dato al tuo popolo un insigne predicatore e un patrono dei poveri e dei sofferenti, fa che per sua intercessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo nella prova il soccorso della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sant'Antonio, prega per noi. Sant'Antonio, prega per noi. Sant'Antonio, prega per noi. Viva Sant'Antonio! Vi auguro a tutti un buon e santo pomeriggio e buon 13 giugno ancora. E ora terminiamo con il canto Salve o Santo. Salve o santo da tutte le terre, a te accorron le genti invocando i tuoi doni celesti da quando tu volasti al trionfo immortale. Insieme! Sant'Antonio, la luce possente dei prodigi diffondi qua giù, de tu guidaci il cuore e la mente sul sentiero che porta Gesù. Insieme! De tu guidaci il cuore e la mente sul sentiero che porta Gesù. Cari amici, io non ve l'ho mai chiesta una cosa del genere, però mi piacerebbe che mi faceste un piacere. Se qualcuno di voi come me va in chiesa oggi per la solennità di Sant'Antonio, potete fare anche una preghiera per me, per Campanaro della Spezia, affinché questa voce mi possa abbandonare? Ve lo dico perché ormai sono mesi che mi sta torturando. Potete per favore fare una preghiera anche per me a Sant'Antonio?
Se ci riuscite, io vi ringrazio davvero di cuore, poiché io voglio levarmi questa tosse che mi sta letteralmente rovinando. Possiate per piacere farmi una preghiera. Se ci riuscite, io vi ringrazio davvero di cuore. Grazie a tutti, buon pomeriggio e che Sant'Antonio sia sempre con voi. Buona serata a tutti.